nutrire il pianeta, sfamarlo, nutrire la madre, la terra, il futuro, nutrire il futuro. Che bel traguardo! Nutrire la madre terra per il futuro, nutrire! Questo è il compito, il vostro compito. Nutrimento del pianeta, del futuro, nutrimento! Potete iniziare anche subito. Qui, a Milano, a Expo, gli chef a Expo Milano, i più grandi chef. Chi di voi vincerà? Chi di voi diventerà il primo chef dell'Expo ristorante di Milano? Chi? Chi? Chi è pronto a diventare la gloria della cucina italiana? Chi è pronto a incontrare le stelle, le Expo stelle, per il nutrimento, per la gloria, per il pianeta, per il futuro? Auguri allora e buon lavoro. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, Bellelmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma Iddio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, Bellelmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Siamo a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, Bellelmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Bam, 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 bam. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, Bellelmo di Scipio se cinta la testa. Dov'è la gloria, le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a cuore, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a cuore, stringiamoci a cuore, l'Italia chiamò. Sì! Sì! Ringrazio voi, gli chef, i maestri del campo. Ringrazio i concorrenti per il posto di capo chef. Chi di voi? Siete curiosi? Volete saperlo, eh? Chi di voi sarà il prescelto per il secondo turno? Chi passerà? Federica Gelosa! Mauro Lamantia! Marzia Benedetto! E Alice Francesca Redini! Voi, gli chef, quelli che ho chiamato voi al secondo turno, non parteciperete! Thank you.
Scusi, mi scusi, scusi. Perché? Perché noi qui, qui, noi qui, qui, noi, non passiamo? Dovresti saperlo tu. Mi scusi, 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 mi scusi, scusi. Ma non lo so. Perché? Perché non passo? Il mondo. Il mondo è pericoloso. È pieno di odio, di ira, di collera. Così, così è il mondo. È pieno di terrorismo. Così, così è il mondo. Questa è la ragione. Questa è il motivo per cui dobbiamo difendere l'Expo, farla diventare un'isola di pace, un'isola pura, un'oasi. La calma. Io non capisco. Perché? Perché non hai passato il vaglio della questura? Io non ho fatto niente, davvero, davvero non ho fatto niente, quindi la questura del vaglio, la vaglia della questura. Proprio bene, devi pensarci proprio bene. E va bene, ho capito, va bene, è per la manifestazione. Una manifestazione contro la guerra, contro la riforma scolastica anche. E questo si può, no? No, questo si può, no? Ah, non si può più, ma è dire che è stato anche tanto tempo fa è stato... Basta così! Ma perché io non passo? Non lo sai? No. Perché non hai passato il vaglio della questura? Anch'io. Anche tu. Ma io... No, io non c'entro. Cioè, io proprio in questo non c'entro. Io andare a una manifestazione, ma... No, niente affatto, proprio per niente, niente affatto. Cioè, io cosa ci devo andare a fare a una manifestazione, io? Cioè, che ci devo andare a fare? Non ci devo andare a fare niente. Va bene, va bene. Non dovevo dipingere quel cazzo sulla macchina del mio vicino. Va bene, ok. E no, non dovevo pisciare sul cancello di quella casa. No, non lo dovevo fare, va bene. Lo so. È per quell'immigrato. È per quel nero. Quello che ha aiutato a uscire dalla... Ah, quello che ho tirato fuori dall'acqua, quello a Lampedusa, l'ho portato pure a riva, l'ho portato... Però, scusi, se era sicuramente colpa di quell'immigrato, di quello stronzo di merda. Però, mi scusi, per se è così, bisognava dirlo prima. Lo dicevate prima e io glielo riportavo a Lampedusa. Guardi, glielo buttavo a mare, Però io, proprio questo non me lo deve fare, però. Tutto può il vaglio della questura. Posso... Io vorrei confessarmi subito. Perché io non dovevo... Rubare una banana è un gesto terribile e malvagio. Perché io... avevo 10 anni. Io quella banana, io la volevo proprio, quella banana, io quella banana... Forse io... Che altro? Internet. Che ogni tanto, ma solo un po', io clicco un po', navigo su un sito, un po' così. Un po' piccantino. No, va bene, proprio un sito hardcore! Ma si può, no? Non si può più. Se si può o non si può, lo decide il vaglio della questura. Capito.
Ho capito, allora non dovevano anche aiutare ad attraversare quella vecchia, decrepita, handicappata! Ho capito! Ma chiedo scusa! Ho capito, chiedo scusa! Io chiedo scusa tantissimo! Caravaglio! Caravaglio della questura! La prego, la prego, la prego, la prego, la prego! Mi faccia passare il secondo turno, la prego, il secondo giro, mi faccia passare, la prego! Un attimo, scusa un attimo! Io non ho fatto proprio niente di male, eh? E non sono venuta qua per confessare niente, proprio niente, eh? Credi di essere intelligente? Più intelligente del il vaglio della questura? Già 60.000. 60.000 cittadini sono passati sotto il vaglio della questura. Il vaglio ha detto no. E tu fai parte della gente a cui il vaglio ha detto di no. Ma io al vaglio degli uomini ci dovevo andare! Dovevo proprio andarci. Il bagno delle donne era chiuso a chiave. Che cosa dovevo fare? Sono andata in quello degli uomini. Ma io non ho potuto trattenermi! Il bagno ha deciso così. Signore e signori, addio. Il vincitore è il signor Massimo Scola. Accogliamo il nuovo chef, la stella di Expo 2015, la speranza della cucina italiana, che farà da mangiare per le masse turistiche dell'Expo. Io non me l'aspettavo per niente, non, una cosa così, una cosa di questo genere, insomma, è... No, non me l'aspettavo, ma sono felicissimo perché grazie al vaglio della questura io sono stato notato, sono stato considerato idoneo. Idoneo e sono felicissimo, è un grande onore per me veramente. E sono commosso, è commosso perché il vaglio della questura mi ha anche, si è interessato a me, si è interessato e mi ha vagliato, no? Mi ha fatto vagliare il vaglio, ho passato il vaglio, insomma. E sono... Ero triste perché nessuno si è mai interessato a me nella mia vita, non mi hanno mai chiesto come stavo, adesso ho passato il vaglio. Tu grazie. Sei l'eletto, il prescelto, ed ora al lavoro. Devi nutrire il mondo, devi portare nel mondo la cucina italiana e la sua gloria, devi nutrire il pianeta.